Sindaco, allora oggi le prove generali, la conferenza stampa per un ennesimo tentativo, ma? Noi lo prendiamo come un buon auspicio, ma questo non deve cassare l'impegno per il prolungamento della pista ginolista, quindi non può essere visto come il contentino, ma come un inizio per far decollare questo aeroporto, dove dobbiamo far ricredere a tanti scettici che non conoscono il territorio provinciale, un territorio che rappresenta la seconda provincia più grande d'Italia in termini di estensione, e che questo aeroporto ha delle opportunità. C'è una forte richiesta di domanda da parte anche di territori limitrofi come quello della Basilicata, dell'Irpinia, del Molise e anche della parte sud dell'Abruzzo, che guardano con molta attenzione lo sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto ginolista. Quindi la pista, il prolungamento della pista è necessario, i finanziamenti ci sono, il bando è stato fatto, e quindi faccio appello a un impegno più intensivo da parte del Presidente Vendola per sbloccare il parere VIA, che è una procedura burocratica che sta di fatto affossando questa infrastruttura. Adiconsum ormai è pronta per mandare una letterina di diffida al Ministro dell'Ambiente, lo ha dichiarato qualche giorno fa anche ai nostri microfoni. Vendola precisa, non è un'operazione politica, ma peccato che poi se ne sappia poco e tutto all'improvviso. Ma io voglio essere oggettivo, non dobbiamo guardare con eccessivo scetticismo questo investimento di un privato. Lo dobbiamo accogliere, lo dobbiamo sostenere e dobbiamo poi giudicare alla fine dell'operato. Però questo non ci deve far abbassare lo sguardo e l'attenzione sul prolungamento della pista. Quindi sono due cose distinte e separate. Se qualcuno pensa che questo sia un contentino, si sbaglia, perché questo territorio rivendicherà sempre con forza e con un dinamismo più fattivo la rivendicazione del prolungamento della pista ginolista, che consente di atterrare aerei molto più importanti rispetto a quello che oggi questa associazione, agenzia, società di brokeraggio che non detiene automezzi, autoveicoli propri, quindi è un'agenzia di brokeraggio, lo voglio sottolineare, che è un inizio, ma che noi ci auspichiamo che sia attrattivo anche per ravvedere, illuminare tanti diffidenti che guardano in maniera limitata questo aeroporto ginolista, riconducendolo a una visione restrittiva, dicendo che l'aeroporto di Bari dista solo 130 km da quello di Foggia, senza concentrarsi che questo territorio è molto esteso, e quindi da Foggia per arrivare a Peschici occorrono, rispettando i limiti di velocità, quasi 2 ore e mezzo di viaggio. Quindi Foggia, l'aeroporto ginolista non rappresenta la città di Foggia, ma rappresenta un'opportunità per il Gargano dal punto di vista turistico e dal punto di vista anche delle opportunità religiose che questo territorio offre. Allora oggi un ennesimo tentativo, speriamo sia la volta buona. Ma guardi, è positivo che si provi a dare operatività allo scalo di Foggia, è positivo che venga a prendere impegni, a comunicare questa iniziativa il Presidente della Regione e il Presidente degli Aeroporti di Puglia. L'auspicio è che l'iniziativa possa andare bene nell'interesse dell'imprenditore e del territorio. Va ovviamente chiarito che oggi la priorità per questo scalo è l'adeguamento infrastrutturale e l'allungamento della pista, che sono necessari per consentire un'operatività efficiente e sostenibile, perché sappiamo che con questa pista qualunque operazione non si sostiene. E detto questo, io anche nel mio intervento ho inteso chiarire che non sarà consentito a nessuno di utilizzare i risultati di questa operazione
per poi dare un giudizio definitivo sulle potenzialità dello scalo di Foggia, anche perché si tratta di una compagnia, di un'attività imprenditoriale di start-up. Ovviamente noi ci auguriamo e sosterremo, e il territorio deve sostenere questa operazione, non delegittimandola perché sarebbe autolesionistico e sbagliato, ma con questi presupposti soprattutto e con questi limiti infrastrutturali qualunque risultato non può che essere limitato e quindi non idoneo a definire le potenzialità di Foggia, che invece sono definite dagli studi che la Camera di Commercio ha fatto, dalle stime che Aeroporti di Puglia ha mandato al Ministero e che disegnano un futuro per lo scalo di Foggia di oltre 500.000 passeggeri, e su quello che dobbiamo lavorare. Questo è un passaggio, è un impegno della Regione, sosteniamolo e consideriamolo per quello che è.